Ragazzi, come andiamo? Guardate un po' cosa vi porto oggi. Infatti, oggi ho in prova tutta la linea elettrica dello Squarna e voglio capire bene come funziona, quali sono i vantaggi rispetto a tutta la linea a scoppio. Ho qui, come vedete, il rasaerba, soffiatore, tagliasiepi e il decespugliatore. Diciamo che sono gli attrezzi basi per una persona che ha un giardino medio e quindi voglio capire bene anche con tutto il sistema così a batteria quali sono i vantaggi rispetto già a quelli che sappiamo e se conviene o no naturalmente l'acquisto. Quindi qui la valigetta. Ah, comunque anche per il discorso delle batterie. Guardate già la valigetta, che qualità. Ho qui tre tipologie differenti di batterie, o meglio, tre diversi amperaggi. Allora, questa più grande è da 9,4 ampere, la più piccolina, che è questa qua, da 3 ampere, e questa, diciamo, quella intermedia, da 4,2 ampere. Ragazzi, quando si parla di giardino io inizio prima con le siepi perché poi mi è molto più facile tagliare l'erba. Quindi ora vediamo come funziona questo tagliasiepi, naturalmente della linea Squarna. Quindi mettiamo al suo interno la batteria da 4,2 A e iniziamo il lavoro. Quindi prima l'accendiamo. La cosa molto bella di questo tagliasiepi è che oltre al fatto che ha diciamo la modalità normale e la modalità eco, è molto comodo perché ha così il manico girevole in modo tale da permetterci di lavorare anche così in verticale. Quindi io inizio. Ragazzi, ora che abbiamo votato la nostra siepe, io utilizzo poi questo metodo qui. Le parti, quelle più grossolane, le raccolgo con il rastrello, ma le parti, quelle più fine, le lascio in terra perché poi, quando dovrò andare ad usare il rasaerba, me le tirerà su da solo naturalmente quando gira la lama, e quindi è una fatica in meno che dobbiamo fare. Risparmiamo tempo e fatichiamo di meno. Di utilizzare qui il raserba e la particolarità che ha questo raserba di avere due slot per le batterie. Quindi io ora utilizzerò la batteria, questa qui da 9,4 ampere. E inoltre, siccome di slot ne abbiamo due, si può inserire anche o la batteria da 4 A oppure anche quella da 3, quindi può essere utilizzata con differenti amperaggi. Quindi inserisco la batteria qui, fa naturalmente a incastro, e inoltre abbiamo la comoda chiavetta che fa partire il raserba così. Quindi qui chiudiamo e ora vi faccio vedere i comandi.
I comandi qui sono veramente veramente semplici, quindi non vi ho detto che questo raserba è dotato anche, è trazionato, quindi è dotato anche di trazione. Quindi qui abbiamo la sicura per far muovere le lame e premendoli tutti e due avanzerà. Qui abbiamo un comodo computerino di bordo, tutte le lucine, molto molto carino, devo dire, ben fatto. Come sempre in tutti gli attrezzi c'è la modalità eco. E inoltre questi pulsanti più o meno ci vanno così a definire la velocità di avanzamento, non tanto la velocità di taglio perché quella è preimpostata. Quindi, come sentite, è preimpostata, ma proprio la velocità di avanzamento, quindi della trazione. È giunto il momento anche di provare il disspugliatore, infatti con questo andrò un po' a definire qui il camminamento e quindi vediamo con la batteria da 3 A come si comporta. Allora, giusto due parole, anche qui abbiamo l'accensione, quindi e diciamo la regolazione della velocità, quindi abbiamo tre differenti velocità. E diciamo che questo decespugliatore qui è dato per un suo simile, diciamo a motore, un 35 centimetri cubici. Quindi vediamo un po' come se la cava. Fa veramente un ottimo lavoro, devo dire che anche come potenza già alla prima e alla seconda velocità è veramente ha una buona coppia, pesa molto molto poco, non si sente veramente sulle braccia, poi considerando che io monto una batteria da 3 A, quindi diciamo quella tra quelle che ho qui, quella più piccola. Ma sicuramente con una batteria da 4 A o addirittura quella da 9, che sicuramente pesano un pochino di più, sì, però fa veramente un ottimo lavoro, è silenzioso, come potenza veramente ci siamo. Ora andiamo di soffiatore. Ragazzi, tengo a precisare che questo soffiatore qui, oltre ad essere veramente leggero,
Ha anche delle funzioni molto interessanti per quanto riguarda il turbo, quindi abbiamo sia il turbo dell'aria, ma anche un comodo tastino che ci blocca, diciamo, il funzionamento della macchina, quindi la macchina rimane sempre accesa, per non dover sempre tenere premuto il grilletto. Ebbene ragazzi, siamo giunti al termine di questa video recensione. Devo dire che mi è piaciuto veramente molto molto farla. Soprattutto mi è piaciuto il fatto di provare delle attrezzature elettriche, sicuramente. Quindi voglio spenderci giusto due parole. Sicuramente il fattore principale è il rumore. Sono attrezzature che fanno veramente poco rumore, sono molto leggere e non mi aspettavo questa potenza. Sapevo che sicuramente i macchinari fossero buoni, sono buoni, però così tanto no. Devo dire, la cosa che mi ha stupito di più è stato il soffiatore, una vera bestia, cioè veramente una cosa paurosa, poi soprattutto con la modalità quella turbo, è molto più leggero dei classici soffiatori, che ad esempio quelli a corrente, ma è molto più potente. La cosa che mi ha stupito tanto poi è stato il decespugliatore. Secondo me va anche qualcosina in più dei 35 cc, lo considererei più un 40, già con la batteria da 3 A, figuriamoci poi se mettiamo una batteria da 4,2 oppure questa qui da 9, quindi proprio il top. Molto comoda poi è la taglia siepi, veramente comodissima, si tiene veramente molto bene in mano, non pesa, non si sente il peso ad esempio sulle spalle, sulle braccia, veramente comoda. La cosa è che fa dubitare è che sembra che abbiamo in mano dei giocattoli, cioè sembrano veramente dei giocattoli, però hanno il loro perché, e sicuramente li consiglierei ad un pubblico già professionista, ma anche chi vuole entrare poi nel mondo, nel settore del giardinaggio, e cominciare a pensare di avere tutta una linea batteria. Non è assolutamente un'idea malvagia, ma anzi può aiutare veramente tanto il giardiniere, il lavoro. Perché si arriva, secondo me, anche fino alla giornata molto meno stanchi, senza puzze di miscele di alcun tipo, quindi quello sicuramente è ottimo. Quindi io direi che queste attrezzature sono totalmente promosse. Ringrazio naturalmente Maxi Garden che mi ha fatto provare questo genere di attrezzi. Vi ricordo che tutta questa gamma la potete trovare sul loro sito, ma anche a noleggio, e quindi vi lascio tutti i link in descrizione. Io ora metto a posto, metto in carica le batterie e noi ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao belli!